Roma e la conformazione del suo territorio, un tema molto più affascinante e complesso di quanto si immagini. Tra pochi mesi la capitale avrà un nuovo sindaco e l'associazione Progetto Roma prova a lanciare input, accendendo i riflettori su quegli aspetti che spesso e volentieri vengono snobbati, ma che in realtà sono molto più delicati di quanto si pensi. Nella sala conferenze di Unipegaso, i docenti Maurizio Parotto e Donatella De Rita, coautori della guida ai Sette Colli di Roma, offrono una panoramica interessante sulle caratteristiche geologiche della città eterna, il cui quadro odierno appare meno rassicurante che mai. Noi dovremmo metterci su una via che porti a quella che si chiama genericamente gestione corretta del territorio, cioè qualcosa che permetta quanto basta perché il territorio serva a noi, ma soprattutto anche a quelli che verranno dopo di noi. Una migliore conoscenza della conformazione geologica di Roma per attuare scelte più rispettose verso l'ambiente, ricordando che ad oggi il suolo romano si è impermeabilizzato al 70%, con tutti i rischi che una situazione del genere può originare. Non vorrei cittadini preoccupati, cioè cittadini consapevoli che qualsiasi agglomerato urbano sviluppa con l'uso una serie di rischi che devono essere gestiti conoscendo qual è il problema e quindi trovando la soluzione adatta al problema stesso, che nasce o diventa gigantesco, si trasforma in disastro quando viene ignorato e si cerca di fare, di strafare quando il territorio non lo consente. Una politica legata alla ricostruzione, cioè facciamo in modo che succeda perché poi ci faccio pure un affare a ricostruire, non sta più da nessuna parte, i costi sono tantissimi, sono elevatissimi, i costi sociali, i costi anche di vittime. Persone che rimangono vittime di questi disastri.